Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Allora, oggi facciamo un video che vedo fare da un sacco di tempo su YouTube. Non l'ho mai fatto io, cioè è la prima volta che lo giro. Comunque niente, mi sembrava un video carino, da compagnia, un po' tranquillo, cioè così, easy da fare, veloce, per non lasciarvi proprio il canale vuoto il giorno del 25. Quindi vi faccio vedere sia cosa ho ricevuto per Natale che anche cosa ho ricevuto per il compleanno, perché io sono nata il 15 dicembre, quindi tipo 10 giorni fa. E quindi ovviamente io ricevo spesso e volentieri regali di Natale e compleanno insieme. Super mini premessa, però allora, intanto alcune cose so che devo ancora riceverle, perché me l'hanno detto, solo che praticamente tra le spedizioni che arrivano in ritardo per tutta questa situazione non ci si può vedere, quindi faccio un pochino fatica a reperire tutto, però nessuno si offenda perché comunque in caso dovesse ricevere altre cose più avanti, magari ve le faccio vedere in altri video più sporadici. Altra cosa, secondo me, ormai scontata nel 2020, che però io devo specificarla perché è la prima volta che faccio questo video sul mio canale. Questo video non è per vantarmi o cose del genere e non è nemmeno per sminuire i regali che mi vengono fatti. Ognuno fa i regali secondo le proprie possibilità e anche secondo proprio i propri gusti personali. Siccome questo video lo guarderanno anche, penso, alcuni miei amici, se mi considerano, raga, non vi ingelosite oppure tipo non vi arrabbiate, non vi sentite sminuiti perché io ho fatto il regalo più brutto. No, per me non c'è un regalo più bello, un regalo più brutto, onestamente è proprio, a me è così, easy. Diciamo, per incentivare questa cosa preferisco non citare direttamente la persona specifica che mi ha fatto un determinato regalo, anche per privacy sua, e quindi vabbè, parte magari il caso dei miei genitori o non so, del mio ragazzo, quello penso che non ci siano problemi. Io parto subito, parto da una cosa che mi sono regalata da sola. Allora, è una cosa super easy, però era carino perché l'ho visto da Sephora e io non avevo mai provato niente di Charlotte Tilbury. Questi sono tipo tre rossettini in mini taglia di Charlotte Tilbury, in particolare sono Very Victoria, Walk of No Shame e poi il famosissimo celeberrimo Pillow Talk, che io non avevo mai provato, però effettivamente devo dire che mi piacciono un botto Pillow Talk, sono piccoli. Tra l'altro, raga, ce ne sarebbero tre dentro, solo che ne ho solo due al momento perché io il terzo l'ho già perso. No, in realtà non perdo mai niente, solo che cioè, non so dove l'ho messo, dove l'ho messo in qualche borsa, non lo so. Comunque, questo è il famosissimo Pillow Talk, vediamo se si vede qualcosa. No, non si vede niente. Niente, insomma, questo qua è un kit di mini taglie di rossetti famosi, tipo i più venduti, credo, di Charlotte Tilbury. E quindi lo volevo prendere, l'ho trovato da Sephora. Adesso invece lo trovate sul mio pavimento. Poi il prossimo regalo che ho ricevuto, questo l'ho ricevuto per il compleanno, però non la faccio lunga perché ve ne ho già parlato in tipo altri due video. Ed è questo, cioè l'All Over Body Spray di Tom Ford, in particolare nella profumazione Fucking Fabulous. Mi piace tantissimo questo accordo tipo di cuoio, lavanda, e questo è un body spray che potete spruzzare proprio su tutto il corpo. Allora, altre cose che ho ricevuto che ho ancora dentro il pacchettino perché non vorrei rovinarla e poi sto facendo un trasloco, quindi aspettavo a tirarla fuori perché poi la voglio appendere. Ed è in particolare questo. Allora, questo è un acchiappasogni, è un acchiappasogni che però ha una storia particolare perché è stato fatto a mano da una mia amica, è una cosa troppo carina. Io ho ricevuto veramente raramente nella mia vita qualcosa di fatto a mano, quindi ho apprezzato particolarmente il gesto perché questa persona si è presa ovviamente il disturbo di fare qualcosa interamente a mano e vi dico, è anche abbastanza complesso. Adesso io non sono una persona in grado assolutamente di riprodurre queste cose, però mi sembra proprio una struttura abbastanza complessa. E questo è appunto un acchiappasogni sui toni del rosso che non vedo l'ora di appendere nella mia nuova stanza. Ok, allora, un'altra cosa che ho ricevuto è di Marlou, se vi interessa. Praticamente sono degli orecchini che non si vedranno mai. Praticamente sono fatti, sono classici orecchini da lobo, mini pendenti, a cerchio con i brillantini sull'hardware che è argentata. E la croce, ne vedete solo uno perché l'altro l'ho già indossato, visto che il mio era molto simile, però l'avevo perso. E quindi sono molto contenta di averli ricevuti perché almeno posso sostituire il mio che avevo perso. Poi, da un'altra mia amica ho ricevuto due cose: una è per il compleanno e una per Natale. Allora, per il compleanno ho ricevuto questa collanina, che ovviamente non si vedrà. È una collanina con la catena tipica, e in fondo c'è una medaglietta con il mio segno zodiacale, che è in particolare il sagittario, cioè volevo dire il sagittario. Davanti c'è la figura del centauro e invece dietro
Cioè tipo, mi sa il giorno fortunato e l'orario, che infatti ha un sacco di 4 l'orario in questione, perché io sono fissata col numero 4, cioè proprio ho questa cosa, non so se è una condanna o semplicemente un numero ricorrente, però io proprio il 4 lo uso dappertutto, vabbè, cose mie, eccetera. Ah, prima che mi scordo, questo è un altro regalo che ho ricevuto da me stessa. Questa è la felpa classica di Fiorucci che ho preso nella colorazione grigia. E vabbè, allora è la classica felpina con i due angioletti caratteristici di Fiorucci. Questa mi sa che è così da sempre, tipo. E se vi interessa, io l'ho presa nella taglia M. Ce la volevo proprio super scialla, super tranqui, però è abbastanza grande, cioè nel senso è proprio grande. Cioè la vestibilità di questa M è tipo quella di una L, credo. Quindi non so, se dovete fare un ordine sul sito, magari pensateci. Io preferisco sempre le felpe un pochino più larghe, un pochino più baggy. Allora, io ho la testa fra le nuvole, infatti mi sono dimenticata che prima di farvi vedere la felpa dovevo farvi vedere l'altro regalo dalla mia amica, che è invece quello per Natale che mi ha fatto ed è una palette di Huda Beauty, è quella dei colori pastello, in particolare quella lilla. Quindi si chiama Pastels, la linea. Lilac, la palette che ha dato a me. Non so quanto si riesca a vedere onestamente, però è bella, cioè in particolare mi piace molto un colore, cioè il secondo colore che certo, noi sì che siamo bravi a far vedere i colori. Non si vede niente, raga. No, non si vede proprio niente. Vabbè, fail, mi spiace. Comunque è bella, mi piace un sacco, però l'unica cosa è che funziona secondo me solo su incarnati parecchio chiari, onestamente, perché cioè è molto chiara anche per me. E io sono tipo un color muro, quindi non so, raga, dovete vedere un po' se su di voi si vede. Altra cosa che ho ricevuto, questo è un pacchettino super carino di Jo Malone. E in particolare all'interno c'è una delle sue acque di colonia più vendute, credo. E questa è la Earl Grey. Non sono molto sicura che si dica così. Comunque, Earl. Non ce la faccio. Comunque questa è quella lì, insomma, l'Irgle. Non ce la faccio. Vabbè, il tè della Twinings. Abbiamo presente tutti il tè della Twinings, quello giallo, quello, il tè nero classico. Ecco, è inteso quello. E cetriolo, and cucumber, quindi cetriolo. Questa è buonissima, ragazzi. Sa proprio di tè nero misto spa. Mi piace un botto e non avrei mai immaginato che una fragranza con delle note del genere potesse piacermi così tanto. Mi è piaciuta proprio un sacco, non me l'aspettavo per niente mi potesse piacere così tanto. E poi le note sono particolarissime comunque, perché è quel tè specifico lì della Twinings e il cetriolo, che è una nota che non sento mai tipo dentro le fragranze, quindi super interessante. Vabbè, questo ovviamente lo inserisco all'interno dei regali perché cioè, è un regalo per me. Che vabbè, non credo abbia bisogno di presentazioni, ma comunque è il Baccarat Rouge Sans Sancarante ed è il famoso più profumo, no, il profumo più famoso della Maison Francis Kurkdjian. Tutte le volte mi va via un polmone per dire sto nome, è spettacolare. Comunque ve ne ho parlato nel mio ultimo video, penultimo video, vabbè, uno dei miei ultimi video, spacca. Ok, next, da un'altra mia amica ho ricevuto degli orecchini che mi piacciono un sacco, il brand è Sabbia Rosa, è un brand molto famoso a Riccione. Allora, gli orecchini sono fatti così, non si vedrà anche qua una mazza, però praticamente sono degli orecchini a catena. Allora, devo dire, raga, che mi piacciono un sacco. Secondo me fanno una gran figura indossati. Cioè, in generale, credo che orecchini del genere stiano bene un po' con tutto. Cioè, magari anche con outfit super basic. Però, in particolare, magari a me che invece piacciono gli outfit un pochino più appariscenti, un po' più strani, li vedo bene perché sono un buon connubio tra l'alternativo, però anche l'elegante. Perché comunque hanno questo colore dorato. Quindi fanno anche un effetto un pochino più elegante, non so come spiegarvelo. Comunque mi piacciono molto, infatti non vedo l'ora di metterli. Ok, passiamo alla mia BFF, lei vabbè, la nominiamo perché la conoscete, è la Marti. So che vi siete innamorati tutti della Marti. Allora, in particolare per il mio compleanno, perché quelli di Natale ce li dobbiamo ancora scambiare perché non ci siamo potute vedere ovviamente, per il mio compleanno ho ricevuto in questa bellissima scatola un profumo di cui vi ho già parlato in un video. Però era troppo bella la scatola e volevo proprio farvela vedere. In particolare il brand si chiama Mirum e il profumo è Rubacuori. Il brand è italiano. Allora, la boccetta è bellissima, come vi dicevo, se avete un retaggio un po' emo 2009,
cioè questo spacca, nel senso, a me piace un sacco proprio la bottiglia, però mi piace ancora di più ovviamente il profumo. Vabbè che ovviamente, cioè lei conosce molto molto bene i miei gusti, però questo profumo, cioè mi piace proprio un sacco ed è quello che effettivamente sto utilizzando proprio di più in questo periodo di giorno, mi piace da morire, però c'è anche la sera, ma poi questo lo trovo proprio un profumo da tutto l'anno, cioè all year round, nel senso lo sento buono anche la sera d'estate oppure in primavera, in autunno, cioè onestamente lo trovo ottimo, tra l'altro anche su un uomo, quindi questo è proprio un profumo di quelli top, passepartout ma particolare, cioè sono due robe che quando riescono a stare insieme volano. Vabbè, lei non contenta, mi ha regalato anche un'altra cosa perché è matta e mi ha regalato questo. Allora, raga, oh cielo, questo è un vinile dei Verdena, un po' una band che ci ho lasciato il cuore, cioè io proprio ci sono un po' cresciuta con i Verdena, cioè loro sono più grandi di me, nel senso, io sono 98, però ascoltavo questo genere di musica già quando ero un po' piccolina, e poi in particolare quando mi è venuta l'adolescenza proprio sono scoppiata con questi Verdena, e anche lei, e ovviamente questa passione ci accomuna particolarmente, quindi mi ha un po' commossa ricevere questo vinile, anche perché è parecchio introvabile, non so se siete fan, se li conoscete, però è abbastanza introvabile il loro merchandising, quindi sono super contenta di averlo. In particolare questo è il mio album preferito dei Verdena, che è En Cadence. Se vi interessa, le mie canzoni preferite dell'album sono Ho una fissa e Inno del perdersi. Queste due sono le mie canzoni preferite dell'album, però, cioè, queste sono bellissime. Dentro c'è anche Nevischio, per chi ascolta il genere o che conosce la band, saprà sicuramente la bellezza di queste canzoni. E quindi, niente, ho ricevuto anche questo, che non tiro nemmeno fuori, cioè io lo appendo. Allora, poi, dal mio ragazzo ho ricevuto un altro regalo assurdo, che non mi aspettavo, perché è una cosa molto difficile da trovare. Io ci ho guardato parecchio su internet, ma non riuscivo a trovare la mia taglia, non riuscivo a trovare quel colore che proprio mi piaceva, che volevo. E quindi niente, erano un po' introvabili onestamente, soprattutto erano introvabili a cifre almeno abbordabili. E quindi, nel senso, sono stata super contenta, perché prima di tutto non mi aspettavo minimamente di riceverli. E poi immagino l'impegno che ci sia stata dietro una ricerca del genere, perché comunque parliamo di un capo d'abbigliamento che mi è caduto dalle mani, che effettivamente ha spopolato già da un po', però io non ero ancora riuscita a avere, poi mi piaceva proprio un sacco, e sono i mitici, celeberrimi pantaloni della tuta di Palm Angels, e li ho in questa colorazione viola, in fondo hanno una cerniera, sono bellissimi, cioè ovviamente mi deve piacere il genere, nel senso è anche un po' trapperino, mi piace perché hanno proprio una vestibilità che spacca, cioè sul fisico, pur essendo pantaloni della tuta, vi valorizzano, cioè non vi ingoffano come fanno magari molti altri pantaloni della tuta. Questi rimangono belli dritti e però vi danno anche una bella forma. Allora raga, questa è una taglia S. Io di questo pantalone avrei dovuto prendere una XS o addirittura una XXS, visto che hanno anche l'elastico. L'unica cosa è che erano introvabili, cioè proprio non c'erano. La taglia più piccola reperibile era una S e quindi va benissimo. Cioè, va bene lo stesso, io li amo, cioè non me li caverei più, vi giuro, vorrei fare tutto con questi pantaloni. Allora, altri miei amici mi hanno regalato un CD bellissimo. Mi piace molto il fatto che nella mia compagnia usa ancora regalare CD ogni tanto, non sempre, però ogni tanto capita che ci si regali CD, e secondo me è una cosa carina, si è persa un po' questa abitudine, però a me onestamente piace, secondo me è bello tipo regalare qualcosa di musicale, perché comunque ti fa capire che le altre persone ti ascoltano quando dici che magari ti piace un determinato genere di musica o ti piace un determinato artista. Quindi mi piace questa cosa, onestamente la trovo molto carina. E ho ricevuto in particolare un disco, anche questo abbastanza raro, sto parlando dei Nile. I Nile sono una band che si rifà molto all'Egitto, infatti Nile come Nilo. In particolare il nome di questo album, che non credo che pronuncerò bene onestamente, è il Vile Nilotic Rites. Vile Nilotic Rites.
Qui però vi deve proprio piacere il genere, io ovviamente li adoro, cioè sono la mia band metal un pochino più seria, tra virgolette, preferita, e quindi sono stata super contenta perché non avevo comunque nessun disco loro. Poi ho ricevuto questo maglioncino troppo carino, che è un maglioncino verde, perché dovete sapere che quest'anno sono andata in fissa col verde e il viola. Soprattutto ho scoperto che, secondo l'armocromia, questa materia è sovrannaturale che mi fa un po' d'ansia, onestamente, però grazie all'armocromia ho scoperto che il verde è un colore che mi sta bene e quindi sono contenta perché anch'io me lo vedo abbastanza bene. È un verde albero di Natale. Il brand è Talbots Petit, quindi è per bambini, suppongo. E niente, questo è in cashmere, quindi super bello, super caldo, morbido. Poi mi piace perché, magari dal video non rende, però effettivamente è piccolino. Cioè non è un maglioncione enorme, no, è piccolino e mi sembra anche abbastanza aderente. Quindi sono contenta di averlo finalmente un maglione così, perché non ce l'avevo di questo colore. Poi ho ricevuto un bagno crema, ma non è un bagno crema normale, perché è di Eufidra. Eufidra è la mia marca di farmacia probabilmente preferita, cioè mi piace un botto Eufidra. C'è anche un profumo di Eufidra che vi consiglio, si chiama Donna, cioè proprio Donna. È molto buono, questo ha i petali di rosa e anche questo non vedo l'ora di utilizzarlo e sentirmi Maria Antonietta immersa in petali di rosa. Altra cosa super mega apprezzata che ho ricevuto è un tool per la skincare. Io non avevo nessun tool per la skincare, quindi questa cosa è stata particolarmente apprezzata. E questo è di Eterea. Anzi, niente, un po' di meno che Eterea. Lo so che lo vorrete tutti. Allora, probabilmente non si vedrà neanche niente. Allora, questo è un tool per l'applicazione del contorno occhi o per il massaggio del contorno occhi. Praticamente, vabbè, non si vedrà niente, però questo gira, ruota e è molto freddo. Potete anche, volendo, metterlo in frigorifero per aumentare l'effetto fresco. Altra chicchina che ho ricevuto è una mini size di profumo. Questa è troppo bellina, cerco di farvelo vedere, però dubito che si capirà. Praticamente è una bottiglia affusolata, sembra tipo un po' un busto di donna, è fatta clessidra comunque, ed è blu, blu scuro, con tutte delle rifiniture dorate. E allora, questa dovrebbe essere una mini taglia di un profumo che si chiama Mimmina. Penso sia un vintage, onestamente. Sempre a tema profumoso ho ricevuto un'altra cosa super chicca, che è questa. Vabbè, c'è anche il bigliettino attaccato ancora. Allora, praticamente questa è una boccettina, questa molto retro, è in argento e è una boccettina porta profumo. E praticamente questa è proprio una boccettina porta profumo elegantissima. Cioè, super fascino questa cosa. Poi magari fai tipo un salto alla toilette per rinfrescarti il profumo e tiri fuori queste cose dalla borsa, cioè troppo bello. Comunque è fatta tipo una bottiglia di brandy, non so come dire, e praticamente qui appeso c'è il suo imbutino che è a forma di calla. Cioè è una cosa troppo sfiziosa, troppo carino. Sono stata super felice di riceverla. Altra cosa che sono stata super felice di ricevere, sicuramente anche molto utile, è un set intero di Olaplex. Allora, questi sono prodotti per capelli di ultima generazione che spaccano, perché magari li mettiamo anche dritti, così è meglio. Praticamente sono prodotti che effettivamente vi vanno a ristrutturare i capelli. Cioè, fanno una differenza che la vedete. Cioè, secondo me si vede proprio quando usate prodotti buoni sui capelli. Questi, secondo me, sono davvero molto molto buoni. Tra l'altro sono anche prodotti che mi cadono. E c'è tutto qua. Ci sono in particolare l'Olaplex numero 5, che è il loro conditioner. Poi c'è l'Olaplex numero 4, che è il loro shampoo. Poi abbiamo l'Olaplex numero 6, che è il Bond Smoother, che sarebbe tipo una crema per lo styling. A me, che ho i capelli mossi, tornano sempre molto utili queste cose. E poi c'è l'Olaplex numero 3, che è tipo un riparatore e un fortificante.
che però va applicato prima dello shampoo. È una cosa molto particolare che va lasciata agire tipo 40 minuti, mi sembra. E poi l'ultima cosa è l'Olaplex numero 7, che è il loro olio super amato. Io mi trovo benissimo con questa linea. Infatti sono stata super contenta di riceverla tutta, perché cioè io li adoro, mi piace un bel po'. Ok raga, allora adesso arriviamo al pezzo forte di questo video, in realtà forse proprio dell'anno, perché questa è una cosa un po' più particolare che magari si discosta anche abbastanza da quello che si vede di solito in giro, perché effettivamente è un oggetto molto particolare. Chi mi segue su Instagram l'ha già visto, e anzi se non mi seguite su Instagram magari, se può farvi piacere, seguitemi anche lì, così potete anche partecipare ai sondaggi e vedere quante sciocchezze dico. Questo è un oggetto che desideravo da tantissimo, è una cosa molto speciale e che non so come farvi vedere perché è grande e non è un frigorifero, eh. Allora, ta-ta-ra-ra! Dai! Allora, questo raga, che non ci sta nemmeno nell'inquadratura, è un violoncello. Questo è un violoncello, l'ho già detto. Allora, io ho sempre desiderato suonare il violoncello. Io suono il pianoforte, ho il mio pianoforte, eccetera. Però ho sempre desiderato imparare a suonare anche il violoncello, perché il violoncello ha un suono estremamente caldo, avvolgente. Secondo me è lo strumento più sexy. Cioè, adesso qua magari si apriranno discorsi e dibattiti strani, però per me il suono del violoncello ha proprio una sensualità tutta sua. È molto caldo, cioè molto bello, è molto elegante, molto raffinato, mi piace veramente tantissimo e volevo proprio imparare a suonarlo. Credo che sarà una cosa abbastanza difficile, perché io non sono abituata con gli strumenti a corda, visto che suono solo il pianoforte, non so per esempio suonare magari la chitarra. Quindi sono un po' svantaggiata nello studio magari di questo strumento, però ci si prova. Tra l'altro, per mio grande piacere, da quello che ho capito, il violoncello funziona in chiave di basso. Quindi sono almeno su quello avvantaggiata, perché la chiave di basso la so leggere, perché la chiave di basso è obbligatoriamente utilizzata anche col pianoforte, quindi almeno per quello siamo fortunati. Però è troppo bello. Mi dispiace solo che non posso, vedete, è molto grande, quindi faccio proprio fatica. Mi è arrivato anche col suo archetto, e questa credo sarà una delle cose più complicate in assoluto da imparare. L'impugnatura dell'archetto è un pochino innaturale all'inizio, quindi scommetto che farò davvero tanta fatica a imparare, però ci proviamo. E poi magari nel 2021 vorrei anche prendere qualche lezione. Se tra voi c'è qualche violoncellista, sappia che è assolutamente autorizzato a prendermi in giro, perché vabbè, devo imparare, raga. Questo, vabbè, dai, si può dire, è stato il regalo dei miei e sono stata molto 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 felice di riceverlo. Tra l'altro, raga, mega antisgamo, stamattina scendo c'era lo scatolone verticale così vicino all'albero, tipo... Cosa avete comprato? Un frigorifero? Mi avete regalato un frigorifero? Così. Sì. E niente, raga, io spero di avervi tenuto compagnia e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!